Mario Feraboli della Libreria del Convegno che torna perché ieri si è conclusa la rassegna dedicata all'anniversario della Prima Guerra Mondiale e della Liberazione, 70 anni e 100, e si è conclusa con una riflessione su un'opera particolare di un autore particolare. Stiamo parlando della Messa dell'Uomo Disarmato di Luisito Bianchi, che ieri è stato presentato in sala Querari. E si è dato vita a una sorta di incontro-dibattito, no? Esatto, sì. Una conferenza a tre voci con il sindaco di Cremona, professor Galimberti, don Bruno Bignami, che è stimato sacerdote e apprezzato saggista, e il professor Tuminello, sociologo e psicoterapeuta. Allora, Luisito Bianchi, abbiamo anche la foto, queste sono le immagini dell'incontro ieri in sala Querari. Allora, Luisito Bianchi è stato un missionario e con una vita molto, molto particolare, che è stata scandita da momenti che è bene ricordare. Intanto nel 50 fu ordinato sacerdote, si laureò alla Cattolica con Francesco Alberoni, fu insegnante nel seminario vescovile di Cremona, è stato vice assistente delle Acli Nazionali. Poi nel 68, anno particolare, decise di abbandonare tutto per diventare operaio turnista ai forni per il biossido di titanio della Montecatini in provincia di Alessandria, mosso dal desiderio di vivere in forma radicale la povertà e la gratuità del ministero ordinato. Esatto. Già questo, no, è stato un personaggio straordinario, in realtà, sia come sacerdote, come scrittore e come appunto uomo. Questa scelta di vita che lui volle percorrere, pensando che il ministero del sacerdozio fosse gratuito, per cui non volendo denaro per questo, ma volendo lavorare, quindi guadagnarsi la pagnotta con altre mansioni. E questa sua esperienza di 3 anni appunto alla Montecatini poi venne anche raccontata nel libro Come un atomo sulla bilancia. Esatto, che nasce da un diario che lui tenne in quegli anni e che diventò poi successivamente un volume di successo come gli altri che la casa editrice Sironi ha ripubblicato negli anni 2000. O poi leggo di un altro libro molto curioso che io non conosco, non so tu, Salariati, uno studio sociologico sulle condizioni di lavoro nelle cascine cremonesi. Esatto, perché il lavoro di scrittore di Don Luisito nasce come saggista. Lui scrisse molte cose su questi ambiti, quindi del mondo del lavoro e sul tema della gratuità, che per lui appunto, anche come in realtà appunto stile di vita, fu fondamentale. Ecco, ma l'opera maggiore è il romanzo sulla resistenza di cui appunto si è parlato ieri, La Messa dell'Uomo Disarmato, un romanzo che ha una storia particolare. Sì, un romanzo che venne pubblicato alla fine degli anni Ottanta, autoprodotto, e che girò proprio per passaparola, di mano in mano, e divenne, diciamo, un libro cult già negli anni 90. Sembra che che venne in qualche modo rifiutato da molti editori, spaventati anche dalla lunghezza. Dalla lunghezza. Lo vediamo qui. È un tomo di 800 pagine. Ecco, più di 800 pagine. Ma insomma, di straordinaria grazia. Uh-huh. In realtà è un tema anche questo, la grazia, che ripercorre molto. E c'è lo stato di grazia dello scrittore Bianchi, che scrive benissimo e racconta più storie, perché diciamo che si può definire un romanzo corale, è ambientato tra nelle campagne cremonesi e sulle montagne durante appunto il periodo della resistenza. Insomma, prima venne stampato da Amici, poi soltanto nel 2002 l'editore Sironi, esatto, diede alle stampe. Diede alle stampe, fu un clamoroso successo di critica e di vendite anche. E infatti, abbiamo qui per esempio la critica firmata da Paolo Di Stefano sul Corriere della Sera del 17 ottobre del 2003. Rivelazione, scrive Di Stefano, è una di quelle parole naufragate nell'oceano dell'abuso, ma per Luisito Bianchi il termine si può tranquillamente usare. Una rivelazione davvero, non solo come teologo scomodo, come sacerdote inquieto, ma anche come narratore. La Messa si presenta come un romanzo sulla resistenza in 3 sezioni. In realtà è un capolavoro complesso e multiforme. Sì, multiforme per le tematiche che vengono affrontate, per il periodo storico in cui viene collocato e per l'umanità che viene descritta. Ripeto, per i cremonesi sarà meraviglioso poter leggere la vita di una volta, di prima della guerra, nelle cascine. Per gli appassionati di storia sarà invece molto interessante vedere le vicende sulle montagne di questi partigiani
che Don Luisito stesso definisce uomini liberi, per cui c'è questa alta considerazione del concetto di resistenza. E poi c'è la parte teologica, più appunto religiosa, perché c'è la storia di un novizio, di un discepolo che ritroverà una strada che aveva interrotto un certo momento. Ecco, si dice che la parte più commovente sia la seconda, dove si racconta la lotta sulle montagne condotta dalle bande partigiane. Sì, perché c'è la morte, c'è il sangue, ci sono le uccisioni, ci sono scelte di vita, tra vita appunto e morte, e c'è appunto questa umanità coesa che lotta contro un ideale alto, forte, che non è solo politico ma è anche veramente umano. Forse anche oltre in questo caso. Ecco, Don Luisito Bianchi, che ha terminato la sua, diciamo, opera a Viboldone, nell'abbazia di Viboldone, è morto poco più di 3 anni fa. Sì. Ecco, questo non è un riconoscimento postumo, perché comunque anche in vita lui ottenne grandi riconoscimenti. Lui ottenne grandissimi riconoscimenti di critica, come abbiamo letto, e di vendite di pubblico, tra l'altro, perché soprattutto la messa fu un successo editoriale. E in realtà ci piaceva chiudere questa rassegna sulla resistenza con un'opera che va forse al di là della stessa idea appunto storica politica della resistenza, ma ne fa un concetto, un'idea fortissima, per cui abbiamo voluto ripresentarla consci della qualità dell'opera letteraria e della straordinarietà dell'autore. Insomma, si è chiusa alla grande questa rassegna sulla resistenza, che è stata anche molto apprezzata, no? È stata molto apprezzata, sì, è stata molto seguita. E ovviamente, ripetiamo, faceva parte del progetto Cultura Cremona 2015, quindi con il sostegno del comune, e ci ha fatto molto piacere che il sindaco Galimberti, che è un fan di Don Luisito, sia stato presente all'ultimo incontro. Benissimo, grazie a Mario Feraboli della Libreria del Convegno, grazie naturalmente per averci ricordato anche il valore della messa dell'uomo disarmato di Luisito Bianchi.